Se vorranno le faremo. Cortese visita. Adesso c'è uno che cammina, non so quanto velocemente, però si fa i borghi più belli d'Italia. Fabrizio Rocca oggi è in Sicilia, a Santa Maria di Licodia, tra una torre normanna e antichi lavatoi. Beato lui. Amici di Una Mattina Estate, buongiorno, benvenuti a Borghi d'Italia. Oggi sono tornato in Sicilia e mi trovo in un borgo medievale fantastico, Santa Maria di Licodia. Abbiamo qui Don Santino che mi sta aspettando vicino a un abbeveratoio. 1757, giusto? Questa è la fontana del Cherubino, detta volgarmente abbeveratoio, ma è la fontana del Cherubino. Questa è una zona molto ventilata e quindi c'era la frescura del pomeriggio soprattutto, e molte persone venivano qui apposta per rinfrescarsi. Don Santino, questo è il lavatoio dove le donne venivano a lavare i panni? Dici benissimo, è il lavatoio dove tantissime donne, compresa mia nonna e mia madre, sono venute qui a lavare i propri panni. Non solo, ma quest'acqua veniva utilizzata per fare i bagni. Qui non c'è mare, non abbiamo, diciamo, la possibilità della spiaggia, e allora qui venivano le persone a farsi anche il bagnetto. Caro Luigi, mi hanno detto che tu sai tutto di Santa Maria di Licodia, questo luogo, terra ai ciclopi, un panorama straordinario e soprattutto questa roccia bucata. Questo è un punto di riferimento importante per un'area magica che è quella Semetino e Tenneo. È proprio qui, cioè rappresenta un luogo doppiamente magico ma anche storicamente significativo, perché qui i greci, l'ellenismo e la romanità si sono sviluppati. Si incontrano proprio qua? Proprio qua. Ma dice, mi porti a vedere la torre, è vero? Assolutamente sì, perché è il simbolo giurisdizionale del borgo medievale di Santa Maria di Licodia. Andiamo. Allora, siamo arrivati alla torre normanna, Luigi. Ecco, ma chi ci abitava qui? C'era l'abate di Santa Maria di Licodia, con il titolo anche di San Nicolò Larè, che era un signore ecclesiastico che aveva una piena giurisdizione come i signori baroni del tempo. Ma che cosa servivano queste torri? Questo è un classico esempio di chiesa turrita o fortificata. In sintesi, insieme ai castelli dell'area semitina e etnea, servivano alla difesa, al controllo e allo sviluppo del territorio. Quindi si difendevano qua gli abitanti? Si difendevano, ma anche si sviluppavano quelle economie come l'acqua, che è quello che poi fa sì che questo territorio sia stato importante in relazione alla città. Luigi, io ti ringrazio tantissimo, invito tutti gli amici di Una Mattina Estate a venire in Sicilia, a Santa Maria di Licodia. Ci vediamo presto, arrivederci a tutti.